La sicurezza e la difesa sono sempre stati il bruttanatroccolo dell'integrazione europea ed effettivamente è dal 1954, quando iniziò il primo progetto sull'integrazione della difesa, che di fatto il progetto è abortito. Ci sono stati chiaramente dei passi avanti fatti negli ultimi decenni, ma mai come in questo momento abbiamo visto questa incredibile accelerazione nella costruzione di un'Europa della difesa. In che cosa consiste un'unione sulla sicurezza e la difesa europea? Consiste nel fare ricerca assieme, nello sviluppare capacità assieme e nel compiere operazioni, missioni, operazioni civili e militari assieme. Per parlare di questo, di questi passi avanti che sono stati fatti negli ultimi mesi, nelle ultime settimane e soprattutto quelli che verranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ne parleremo qui allo IAI. Con l'alto rappresentante e il vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini e con il ministro della difesa italiano Roberta Pinotti. Seguiteci sia sul nostro sito sia sui social.